Ecco le parole di Quirino Cipolla, padre e coach di Flavio, al termine dell'incontro perso ieri contro Robin Hase. Sì, è una partita che si svolgeva su un filo, nel senso che Flavio doveva essere il livello per giocare con Hase, che secondo me è un giocatore molto molto valido tecnicamente, molto completo peraltro, senza pressioni deboli, non è il classico attaccante che gioca bene soltanto davanti, gioca molto bene anche dietro, anzi. E niente, è una partita che secondo me è girata su un paio di game, prima terza da 15-40 su 4 pari, il primo set, un altro dove stava rientrando nel secondo, da 0-40. Lì però non lo so, onestamente ha giocato molto bene. Gli errori che ha fatto Flavio, sì, sono stati errori che non devi probabilmente fare, però se si è un attimo probabilmente contratto, ma era comunque pressato, quindi non erano errori così casuali, insomma, era su una pressione, su uno scambio prolungato, per cui può succedere. È chiaro che per giocare a questo livello deve essere ovviamente più aggressivo, come lo è stato oggi, sono parzialmente soddisfatto, nel senso che comunque per buona parte della partita è riuscito ad essere aggressivo e reggere tranquillamente a porta, giocando alla pari. Poi, sai, le partite sono così, metti che riesci in qualche misura a portarsi a casa il primo set, e probabilmente vediamo un altro match, forse, non lo so, perché non conosco bene Ase sotto il profilo della tenuta mentale. Comunque, da quello che vedo, mi sembra molto serio, è un giocatore molto, molto ostico, abbastanza impressionato. Quindi diciamo che c'è più la delusione per il sorteggio avuto, per l'avversario avuto, che per la prestazione di oggi in Italia. No, sai, questi livelli comunque non puoi aspettare di cambiare giocatori scarsi. Diciamo che questo aveva più che altro, più che il livello, aveva delle caratteristiche di gioco abbastanza ostiche, che comunque non soffrivano un po' molto con il modo di giocare di Flavio, attaccandolo, pressandolo, come tra l'altro ha fatto anche diversi vincenti, così, però non è semplice per un giocatore che comunque è abituato a tirare, quindi diciamo più che altro per la forza del giocatore in sé, per le caratteristiche di gioco, lo rendevano meno molto vulnerabile probabilmente al gioco di Flavio, sostanzialmente. Insomma, ci sta, la forma se vuoi salire in questo aspetto, devi far crescere il livello. Queste sono partite che probabilmente, se un giocatore ha il cervello acceso, potrebbero far capire delle cose, insomma. Quindi prendendo il buono, che secondo me comunque c'è stato, e vedendo, focalizzando le cose sulle quali bisogna lavorare intensamente per poi presentarsi più completi e più competitivi, insomma. Abbiamo sentito le parole di Quirino Cipolla al termine del match ieri di suo figlio contro Robin Hase.